Questo è l'ultimo vlog prima della pausa estiva. Allora, qualche settimana fa sono stato in Africa. Ora, fra 6 giorni ci ritorno. Stavolta si va in Ruanda. Sempre per lavoro, ma stavolta vado con i The Jackal. Slim Dogs e The Jackal uniscono le forze per un progetto molto fico. In queste occasioni io penso sempre: chi l'avrebbe mai detto quando ho iniziato a fare questo lavoro che mi sarei ritrovato in situazioni di questo tipo? Cioè, per esempio, 5 anni fa questo mio lavoro da videomaker me lo immaginavo in modo completamente diverso. Comunque, in tutto ciò, è lunedì. Essendo stato in Africa poche settimane fa, non devo fare praticamente nulla per prepararmi, cioè tipo il mio libretto dei vaccini è già completo e tra l'altro ho già pronta la mia pila di medicine. Quindi sono pronto, dai. Martedì è arrivato un pacco, credo sia giusto farlo aprire a Rocco Buongiorno. Buongiorno, bentornati a questo consueto appuntamento con Rocco Buongiorno. Questa è la scatola che ci è arrivata ieri. Tanto andiamo a leggere un attimo il codice a barre per avere un'idea di che cosa SPL0. È tutto molto chiaro. Ciao cari, a me queste cose mandano in fissa pazzesca. Di cosa starà parlando? Una palla luminosa. Questa è bella quando ci poggi sopra le mani, i piedi, le palle. Apriamo la scatola. Evviva! Un quadratino con la stella. Poi arriviamo all'oggetto in sé, la bustina, perché questa è una roba che protegge il nostro arto. Ecco, vedete, può anche essere utilizzato come guanto touch. Vedete, così funziona. Questo non so cosa sia. Oh mio Dio, questa la devo nascondere da Marco Cioni. Federico, grazie mille di questa accetta. È il momento di lanciare questa accetta. Marco Cioni, dimmi. Bravo! Ma questa è nuova! Andiamo a lanciarla, andiamo a testarla. Esci! Andiamo! Esci! Non di là, di là! No! Zio, ma... Ma l'hai già rotta! Mannaggia! Guarda, l'hai spezzata a metà. Questo è acciaio, hai rotto l'acciaio. Io sono sempre eccitato per le cose nuove e tu le rompi sempre. Mandatemene un'altra, vi prego. In che cos'è che un creativo sa essere superiore rispetto a qualcun altro? Questo potrebbe sembrare un male per molte persone, ma in realtà questo è il futuro. Ora il tuo compito sarà limare questa parte. Limiamola. Forza. Brucia. Però non taglia adesso. Credo sia fantastico. Limato. E possiamo usarlo come fa Batman. Batman! Joe. Oh. Devo andare a comprare delle cose per un evento pazzesco di giovedì. Grazie. Se fa il party dell'anno. Namo. Ho un nuovo metodo per asciugare i panni. Oddio. 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 No, non mi sembra più sa. Ma è proprio, è proprio il nostro. Già nel nostro giardino. Quindi mi sa che dobbiamo prendercelo. Però lo dovete portare via da qua. Ma è tutto un blocco? Articolo nuovo imballato, erano più pezzi. 1, 2, 3, 4, 5, 7. Più o meno 6-7 pezzi. Io questo qui te lo posso mandare giù a ritiro merchant. Però poi la macchina la dovete caricare voi. Accollamosela. Dai, famola. Accollamosela. Abbiamo appena accettato, nella fase nostra yes man, sì, di incollarci un barbecue che pesa come un parbonella. Però siamo per avere un barbecue in muratura. Sì, sì, devi venire a darci una mano perché per caricarlo in macchina, se noi in due non ce la facciamo, pesa 200 kg. Stiamo chiamando i rinforzi. Marco Cioni, con la sua altezza, lui è per fortuna alto 6 metri. Ma devi andare almeno 2 ritiro merci di Leroy Merlin. Il momento della verità. Ce la faranno i nostri eroi a caricarsi 200 kg di pietra? Marco Cioni, ci hai raggiunti, che bello, sei pronto a fare fatichissima? Sì, guarda, che bello. Ma è un barbecue intero già fatto. Una cosa normale è riuscita a farla. Ora sapete cosa è disposto a fare Adriano Santucci per uno sconto. E sbaglio. Questo sa poco. È entrato. Che artisti dello scasso. Ed eccoci qui. Remo. Sì, sì, sì. Bello, eh? Bellissimo, sì. È stupendo. Dobbiamo decidere dove metterlo. Sei felice? No,
Ma la graticola? Non devi partire così negativa. Decidiamo il punto. Qua che vedi. L'unica questione è che qua non è proprio a livello. No, ragazzi, vicino alla siepe è proprio da coglioni. Sei tutto. Un po' negativa, Alice. No. Stai calma. Lo sai qual è? Lì. È geniale, zio. È perfetto. Qui. È perfetto. Sì, sì, sì. La soluzione per non morire. Dorme, mia figlia. Oh, parla piano. La soluzione è fare manovre e arrivare molto precisi con la macchina. Sposta il culo. Leggermente dritto, dritto, dritto per dritto. No, vai dritto, fidati, cari tutto. Puntati leggermente. Vai tutto, ancora. E adesso drizzate, vai, vedi tu. Mercoledì. Oggi decido io cosa succederà nella giornata di Matteo Bruno. Ma che cosa state facendo? Che cosa state facendo? Ma che cos'è sta roba? È un momento di test tecnici. Ma che cos'è? Ottiche, ukulele, neo, natura morta. Stiamo testando le aberrazioni cromatiche di delle lenti con gli adattatori. Zoomiamo su piccolissimi dettagli. Stiamo almeno 5 minuti per dettaglio a dire: ah sì. Ah no. Schifosi, siamo tutti stisi con la bava, sudati. Ma devi lavorare. Sì. E quindi? Non mi va. Mezz'ora che stiamo sul 50 mm ancora. Ciao! Ma hai detto. Mi hai dato una mano? Sì! Ah. Dai! Oddio! Madonna, zia! Ottimo! Deve uccidermi! Ora, sono 2 anni che raccontiamo la nostra vita con questi video. E in questo periodo ne sono successi di chi l'avrebbe mai detto. Cane secco! Cane secco! Cane secco! Forchetta? C'è per fare! La Slim Dogs sta per assumere una persona. Esatto. I momenti montabili. Le hanno regalato questo. Grazie. Grazie veramente. Siamo in Africa. Già. Ne sono successe di cose. Ora, io voglio parlare di questo argomento con voi che vedete questi video. Quindi, come sempre, sfruttiamo i social. Mandate a questo numero WhatsApp un brevissimo video dove mi dite una cosa che vi è capitata, che non avreste mai immaginato che potesse succedervi. Mi è venuta una ragazza e mi ha detto: "Hey, sono tua sorella". Non avrei mai immaginato di riuscire a trovare l'amore nei commenti a un video di cane secco. Sono andata una volta a prendere una mia amica in stazione. Ho trovato una busta con 1200 euro. Accompagnare un divulgatore scientifico a riconsegnare un pezzo di luna a Houston, Texas. It's been a long day. Anche voi che state vedendo questo video, fatemi sapere nei commenti una cosa che vi è successa che non avreste mai immaginato che potesse accadervi. E con questo anche questa giornata finisce. Giovedì! Ciao! Oggi è il grande giorno. Ci stiamo preparando da anni per questa giornata. Io non dormo la notte. Sto mettendo le lucine colorate di Natale perché altrimenti non si vede nulla. Lui è pronto. Lui sta qua. Granitico. Bello, bello. Pronta a spezzarsi. Che meraviglia. Le lucine, Matteo Bruno, le lucine. Stiamo a far pre-light per il grande party. Che party è? E io che faccio 18 anni, divento maggiorenne. Che bello, finalmente andrai in carcere. Montiamo le luci. Your body and your mind. È tutto pronto per il party, abbiamo illuminato come se non ci fosse un domani. Stiamo acchittando il fuoco. Oh! Sta picciando? So, fa tutto un panico. Io mi devo vestire da festa, c'ho una camicia pazzesca. E adesso... Ah! La festa è arrivata! Bellissimo! No? Un ottimo acquisto! Va finita! Ancora, ancora! Io me ne mangio io! No! Partono i peggio spiedini 130. Non si finisce più da mangiare. Gonna. È il decimo giro di bruschette con la salsiccia. Ma vogliamo mettere qualcos'altro? Mettete like a questo video. Mettete 5 stelle. She was looking so fine. Five banging that style. Everybody makes some room. Everything on the body going boom boom boom. Salutiamo anche Matteo Bruno che domenica riparte in Africa. La smetti con l'Africa? È la mia passione. Ora, magari in futuro mi ritroverò a fare 2 passi sulla Luna. Mi guarderò indietro e dirò: ah, chi l'avrebbe mai detto? Tra l'altro, se qualcuno della NASA sta vedendo questo video, io ci sto, quando mi pare. Ora, uno dei chi l'avrebbe mai detto della mia esistenza dell'ultimo periodo è proprio legato a questi video. Ambulanze.
Cioè, se tempo fa mi avessero detto che io poi per 2 anni avrei utilizzato questo canale per raccontarvi che cosa facciamo, e tutto questo rapporto allucinante che si è creato con voi, che ci scrivete, ci mandate i regali, è follia! Questo è veramente un chi l'avrebbe mai detto di quelli che... Ah, a questo punto io vi auguro buone vacanze. Mi fermo per un po', riposo un po' il cervello e così a settembre sarò pronto per iniziare con la follia. Tra l'altro a settembre io per forza devo trovare casa, se no impazzisco. Condividete questo video, mettete like e buona estate. Ciao. Vai.